Io ci credo. Io sto con Furlani. Yo bro, io sto con Furlani, io ci credo. Anche io ci credo. Io tutta la vita con Furlani. Anche io ci credo, anche io sto con il Vibora Furlani. Ciao, se anche voi nutrite fiducia e riponete le vostre speranze in Furlani, lasciate un like per sostenere il canale. E se vi va, iscrivetevi! Ciao, consigli per gli acquisti! Camera vi suo simrain. Only you one. Can me ver the dark skies bright. Only you alone. Can thrill me like you do. And my heart will love only you. Only you. E finalmente, quanto, dopo tanto lavoro, dopo tanto sperare, dopo tanti sogni, finalmente il loro obiettivo sta per compiersi e si compierà. Giungerà al termine molto probabilmente lunedì. E il fatto che non stanno nella pelle, loro non pensano altro. Perché per loro, per quanto sono stati male in passato, nel presente e forse staranno anche male con la vittoria nel derby nel futuro prossimo. Ragazzi, lasciamoli perdere, lasciamoli divertire, godere, lasciamoli gondolare nei loro sogni, nelle loro ambizioni che mai raggiungeranno le nostre. Per loro è un obiettivo importante. Addirittura vengono, pretendono anche la sfilata d'onore in omaggio, il terzo tempo tributo. Ma andatene a fanculo. Io metterei intanto la primavera lunedì sera, giocherei con la primavera. Ok? Eh? Facciamo così. Vale, no? Beh, primavera. Punto. Così si fa vedere con una protesta, si vede al sistema, daremo un segnale forte. Punto e basta. Vabbè, ma comunque andiamo a noi. Come avete visto nell'intro del video, ragazzi, qui tutti sono euforici per queste dichiarazioni fatte da Furlani su DAZN riguardo il mercato del Milan, tutto, ruolo di Ibra, tutto e tutto, tutto, frasi fritte e rifritte, trite e ritrite, risentite tutto l'anno, solo questa l'altra sera sentite proprio in un lasso di tempo molto più lungo, ma alla fine, tanto le cose che non può dire non le dice. Sì che, allora prendiamo tutto in parola. Allora ha detto, io tanto ieri l'ho appuntata, avete visto? Prendiamo parola che non viene ceduto a nessuno perché non abbiamo bisogno di vendere. Nessuno dei big ha chiesto di andare via, ok? E verranno fatti dei ritocchi. Ok, va bene, allora è buona, eh? La segno come buona, poi staremo a vedere. Poi vedremo. No, perché poi io lo so, io mi paro dietro perché si sa mai perché tutti poi rimangono tutti sbalordi. Oh, poi ci rimangono male se si comincia a cedere quello, quell'altro. Oh, tutti, ma non mi fido io, non mi fido. Non mi fido, non è, allora è colpa di perché non mi fido. Allora, arriviamo a noi. Visto che tanti ce l'hanno tutti questo derby, ma non hanno capito che a noi del derby lunedì ce ne frega ma niente. Da venerdì ci porterà, ma fino a domani sera, alle ore 22:10, 22 e mezzo, 22, 23, insomma, quelle saranno, quando finirà la partita, sempre che non ci siano supplementari, allora inizieremo anche a pensare al derby. Ma noi domani sera pensiamo noi a passare il turno, perché tanti ci danno già per eliminati. Io ho capito, va bene che la prima partita, se si basano su una partita giocata male, ci sta, io sono d'accordo. Però bisogna anche considerare che è una rete sola. Cioè, te basta che fai una rete, ti si riapre tutto il discorso, e poi chi ha di più vince, perché è così il calcio. Poi c'è anche l'incognita Pioli, vediamo che si inventa, vediamo che soluzioni ha trovato, vediamo perché tutta la settimana che secondo me ci studia. La partita di Sassuolo non ha fatto testo, domani sera. Comunque, perché poi ci sono anche i responsabili che sono i giocatori, perché in campo vabbè che l'allenatore fa le minchiate e tutte le formazioni di cambi di modulo non riesce a leggerla e tutto, ok, però è che i giocatori devono saltare, se c'è colpi di testa, vince il contrastino, correci un po', ma un passaggino di 1 metro bisogna farlo, cioè non è che è tutta colpa dell'allenatore, anche se influisce, però non è tutta colpa sua, giusto? Ci siamo, no? No. E comunque se vanno a vedere, se fanno un'indagine, lo ripeto, se fanno un'indagine della scorsa giornata di Serie A, il 90% va in galera, buttano le chiavi, ve lo dico io, perché è stata una giornata tutta apparecchiata a tavolino. Tutta, tutta, a partire dal Sassuolo che non deve andare giù di sotto perché qualcuno ha convenienza,
Vi ricordate qualcuno che ha comprato frattesi, ma addirittura è stato pagato per mulattieri? Se lo ricorda qualcuno? No, no, visto che gli interessi loro sono puritani, loro mettono avanti tutto, le coppe, fanno un casino, per loro è puttana il campionato, che la coppa, perché vi mandano di sotto le succursali, Udinese, Sassuolo, voglio vedere che cazzo combinate. Le vostre succursali. Oh, che ragazzi, siamo in attesa, godiamoci sta Champions League anche questa sera, spettacolo, ma noi vedrai, ma noi siamo a quel livello lì, no? L'ha detto anche il mister, non lo prendi in parola? Ormai noi siamo a livello di quelle di ieri sera, di quelle di stasera, peccato che non ci sono. Un po' di rammarico c'è che non siamo approdati all'ottavi, perché vedendo il Dortmund e il Paris Saint-Germain, però evidentemente sono più forti, e più forti io intendo tutto il complessivo, non solo la squadra titolare, allenatore, staff atletico, magari società che sta più, fa sentire più il peso sui giocatori, su tutto il team. E quel team forti, arrivare in fondo alle stagioni è una questione anche di tutto di tutto complessivo. Non ridurre tutto agli 11, ai giocatori e all'allenatore e basta. Si parla di staff atletico, medico, di preparatori e tutto quant'altro. Evidentemente, Paris Saint-Germain e il Dortmund, noi dobbiamo imparare dai nostri errori. Dobbiamo fare mea culpa, ok? Lasciate il like, campanellina, sostenete il canale. Ci vediamo. Giornata, stasera o domani per prepartita. Ciao, un abbraccio.